In questo video tutorial vi illustrerò come poter creare le vostre immagini 360. Attività stimolante che aiuta il problem solving e soprattutto interessante anche a proporre ai vostri studenti per stimolarli a sviluppare le loro competenze creative e le competenze digitali. Ogni immagine a 360 gradi ha una proporzione di 2 sta per 1. Ecco, è molto importante se noi immaginiamo un campo da calcio e ridimensioniamo anche immagini esistenti con queste risoluzioni, non superandoli, possiamo anche abbassarli, ecco che possiamo creare le nostre immagini. Uso Pixabay, Flickr e Pexels per trovare le mie immagini online di pubblico dominio. Se volete, potete esplorare i tag trasparenti presenti in questo sync link per poter vedere un po' i sync link che sono stati creati con il metodo che adesso vi spiego. Per prima vi suggerisco di prendere un'immagine 360 esistente e di osservare i lati, di ben guardare com'è l'immagine quando l'apriamo sul nostro computer. I lati a destra e a sinistra, per esempio, verranno congiunti perfettamente, come sopra e sotto abbiamo bisogno di un po' di spazio in più. Quindi quando aprite una nuova immagine, dovete cercare di immaginarlo all'interno di tipo un globo di 360 gradi. Sotto e sopra gli spazi si stringeranno, questo dovete cercare di immaginarlo. Essere creativi significa, secondo Marylou, inventare, sperimentare, crescere, rompere le regole, sbagliare e divertirsi. Lo è anche per me. E soprattutto anche significa non avere paura di sbagliare, di ricominciare e anche di perdere un po' di tempo. La prima cosa da sapere è come ridimensionare un'immagine JPEG. C'è un bellissimo file in Wikiao. Lo allego a questo video tutorial, quindi lo potete trovare. Per chi ha un Mac, semplicemente basta aprire l'anteprima dell'immagine, cliccare Modifica e potete andare immediatamente nell'icona Resize. Inserite i pixel con la dimensione 2 sta per 1, non troppo alti e nemmeno troppo bassi. Se avete Windows o Linux, un altro tool molto conosciuto è Paint, molto facile da utilizzare. Cercate l'icona Resize, potete selezionare l'immagine prima come volete tagliarlo e poi attenti, soprattutto deselezionate l'icona Mantieni le proporzioni. Tante volte può succedere che abbiamo immagini che non hanno la proporzione 2x1, quindi deselezionare questa icona è molto importante. Questa è un'immagine che ho trovato su Pixabay, ne sono molto affezionato perché è di Amsterdam. L'ho trasformato con Adobe Draw, lo vedete qua, e potrebbe essere un'idea per fare uno storytelling un po' diverso. Un'altra immagine molto interessante, preso dal sito del Rijksmuseum che offre tutte le sue opere, alcune opere molto importanti da poter modificare. E con questa immagine hanno creato uno storytelling per la lingua spagnola, precisamente per una poesia. Questa immagine è un'immagine di una casa di bambole che l'ho visto anch'io da piccola. L'idea originale era di Monica Samara, un docente dell'America. Quindi ricordatevi il sito del Rijksmuseum. Questo è un dipinto di Rogier van de Weyde, dipinto nel 1450 circa. Bene, questa immagine è un'immagine di pubblico dominio e quindi noi la possiamo riaditare, riadattare, rimischiare, quello che ha fatto Luca Paolini creando questo sync link. Molto bello perché queste immagini si presta in modo particolare, anzi rende quasi di più in 3D. Quindi
Quindi questo vuol dire che il vostro occhio, la vostra fantasia possono dare veramente un contributo in modo speciale. Questa è un'immagine fantasy che l'ho trovato su Pixabay, ho dato anche una direzione immediata tramite i settings, e quindi ecco, vi invito anche di esplorare immagini non reali perché potrebbero anche questi essere molto utili. Ecco un'immagine che ho realizzato per illustrare un'opera di Giacomo Puccini, Turandot. Questo è The Forbidden City. L'ho realizzato in vari passaggi, ho ampliato un pochino sopra per creare il rosone, come l'ho fatto anche in basso. E qui vedete dove ho preso l'immagine, l'ho trovato sia su Pexels che su Pixabay, quindi questo è un modo per vedere dei siti dove potete trovare immagini di pubblico dominio. Quindi questa immagine rispetto agli altri è stato un collage. Interessante come attività e vi suggerisco veramente di provare almeno una volta. Potete trovare nei vari passaggi, nei vari link, anche proprio la completa descrizione di come l'ho realizzato. Collegatevi al Sync Link, allegato al tutorial, e potete trovare tutte le istruzioni, piano piano, passo per passo. Ho moltiplicato l'immagine, quindi l'ho messo due volte uno accanto all'altro per creare più una forma tonda. Per ampliare la sezione a 360, poi ho moltiplicato la parte delle scale e anche una parte, diciamo, del tetto per creare il rosone. Vi ricordo ancora di esplorare tutti i tags trasparenti. Qui ci troviamo in una scuola, una 360, in cui ho immesso dei vectors, quindi delle immagini PNG, delle immagini che sono trasparenti all'esterno e quindi le ho copiate e le ho messe all'interno. Questa è un'immagine presa da Flickr e praticamente quasi senza modificare l'ho potuto caricare. Ho chiesto per questa immagine il permesso all'autore. Gli autori spesso sono molto felici di concedervi il diritto, specialmente per l'uso didattico. Spero che questo tutorial sia utile e soprattutto che vi aiuti ad essere più creativi. A presto!